piazza, importante è un presepe. Un presepe per testimoniare che la nostra identità si difende non soltanto perché è identità religiosa, ma perché è identità anche laica dei nostri valori, dei valori che nessuno può cancellare. E state tranquilli, non c'è nessun straniero che si lamenta di questo. Chi ha qualcosa da ridire, forse qualche sessantottino post-marxista che da sempre ha cercato di annullare i nostri valori e la nostra identità. Senta, cosa risponde invece a chi dice che anche la vicenda, vicende come quella di Rozzano, sono state strumentalizzate da una parte politica? Meno male che sono state sottolineate da una parte politica, così hanno forse smesso dei personaggi che hanno dei ruoli come i presidi, ma che magari hanno una cultura post-sessantottina e post-marxista, di utilizzare la situazione per annullare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Io non ho mai visto, lo ripeto, uno straniero di altra religione o una persona musulmana lamentarsi delle nostre culture religiose. Ho visto invece molti italiani post-sessantottini che già non amavano la nostra identità trovare adesso l'occasione per cercare di annullarle.